per la Presidente Garrone, per Torino Sportiva. Presidente, è emozionato? Oggi è un po' come il primo giorno di scuola. Sì. Io mi emoziono sempre, ogni stagione, ed è una forza questa, perché poi all'emozione corrisponde anche una stagione importante, passione per giocare e via dicendo. Quindi sì, sono ancora emozionato. Intanto è tornata la giocatrice, la Davis, così la segnalo al Presidente. Ah, è arrivata, che... ero molto preoccupato che avessimo già perso un'americana. No. Era andata a provare i vestiti comunque. Presidente, una cosa mi ha impressionato del suo discorso di prima la squadra è il fatto che lei ha un rapporto quasi paternale con queste ragazze, sembra quasi più un padre che un presidente. Ma, allora, innanzitutto va detto che per me la pallacanestro scorre nelle vene, al posto del sangue. Sono 55 anni che sono nel mondo della pallacanestro, prima come giocatore, allenatore, dirigente, presidente, un sacco di cose. E poi perché a me piace la pallacanestro giocata, mi piace, infatti fino all'anno scorso andavo in panchina con la squadra, quest'anno purtroppo non potrò farlo perché la federazione ha cancellato la mia posizione e quindi ha tolto un dirigente dal roster, però vivere la partita è la cosa fondamentale. Perché fossi cioè io non ho mai accettato di fare il presidente che sta in tribuna, che guarda, batte le mani, no, io devo vivere la partita, se no non c'è piacere, non c'è passione. Quindi sarà un problema per chi sarà vicino a lei in tribuna. Sì, sarà mia moglie, che anche lei però viene dalla pallacanestro, è stata in nazionale 90 volte, medagliata, quindi insomma è una passione comune, quindi è più facile condividere anche le emozioni del campo. Quali sono le sue aspettative per questa stagione che sta iniziando? Escludiamo la lotta per lo scudetto, perché ovviamente in questo campionato ci sono quattro squadre che la fanno da padrone da anni e che ci stanno insegnando molto per poter magari domani fare questo salto. Però c'è una fascia media dove noi potremmo inserirci e lottare per magari dar fastidio a queste squadre. Quindi vorremmo una salvezza tranquilla, se possibile, senza passare dai play-out, partecipare quindi ai play-off, e poi i play-off sono una storia a sé, quindi valutare bene cosa fare. Ecco, avete scelto e annunciato il capitano, sarà Alice Quarta, come mai? Perché Alice Quarta, insieme alla Cordola e alla Gallucci, sono le tre uniche giocatrici rimaste dalla scorsa stagione. E la capitana della scorsa stagione era la Costanza Cohen. Quest'anno purtroppo ha deciso di smettere di giocare e noi l'abbiamo saputo un po' in ritardo, quindi questo ci ha creato qualche problema, ma è nelle decisioni delle persone, quindi ci sta. E allora Alice, che è da molti anni con noi, anche lei essendo una nazionale, avendo dato il cuore e anche le ginocchia alla società, si è preso di diritto questi gradi. Insomma. L'ultima cosa dice di più? Non ho capito. Cosa dice ai tifosi della squadra? Ai tifosi della squadra dico di venirci a vedere, perché, come dico sempre a tutti, quando uno viene una volta poi ritorna. Perché queste giocatrici a questo livello si gioca già una buona pallacanestro, quindi non è vero che il basket maschile è un'altra cosa. Sì, è un'altra fisicità, un altro atletismo, ma qui c'è molta tecnica, molto cuore, molta difesa, molto gioco. Quindi chi viene a vederci ritorna, quindi venite a vederci. Insomma. Anche perché si è visto anche i giochi olimpici. Sì. Infatti la squadra americana è stato un esempio di che cosa vuol dire giocare a pallacanestro. Noi però non possiamo ancora pensare che loro siano al nostro livello, parlo di Europa. Però abbiamo visto di squadre europee come la Serbia, la Francia, la Spagna, sono squadre vicine a noi. Poi sappiamo anche in Grecia, in Turchia ci sono squadre molto forti. Ma noi stiamo crescendo. E soprattutto i risultati a livello giovanile delle nazionali ci stanno dando ragione. Noi abbiamo qui due protagoniste dell'argento dell'Under 20, la Kacerik e la Cordola, che sono quest'anno avranno molto spazio in campo. Se noi diamo spazio a queste ragazze delle nazionali giovanili, sicuramente il basket italiano ne trarrà dei benefici. Grazie mille. Prego.